Leroy Merlin Italia è un'azienda che vuoto per pieno fattura 1,5 miliardi, ha 47 punti vendita, 48 tra qualche giorno a Torino Giulio Cesare, circa 6.500 collaboratori, per cui insomma è abbastanza Consistente, consistente. mal contati gli acquisti indiretti, comprensivi anche di trasporti e la parte tecnica. Tecnica sono 150 milioni all'anno. Quando dico malcontati non è una forma di snobismo, ma proprio perché sono malcontati, nel senso che non so come contarli. Vuoi per problemi, diciamo, tecnici, informatici, vuoi perché stiamo sviluppando una cultura su questo ambito che fino ad oggi non c'era. Abbiamo comunque una forza dal punto di vista dell'acquisto di alcune merceologie molto potente, però ce l'abbiamo sparpagliata, cioè c'è questo negozio che acquista le penne, per dirne una, da uno o due fornitori, a seconda che il prezzo in quel momento era conveniente da uno o dall'altro. Se riuscissimo in un qualche modo a mettere insieme i volumi, è un qualcosa di cui beneficeremmo tutti. Per cui mi ha detto, vai, hai le praterie davanti a te, i vari ambiti che vuoi aggredire, inizia a Quando è farteli. successo questo? Questo è iniziato 2 anni e mezzo fa. Ho preso per cui l'ambito, io lo chiamo giusto per capirci, dell'economato, per cui dalla penna alla cancelleria, alla carta per Shopping le foto. bags. No, shopping bag lì è un Ah, altro caso che ti dico ok. dopo, proprio diciamo i consumabili, tra virgolette. E è durato un po' di mesi, però fondamentalmente ho svaporizzato centinaia di fornitori e migliaia di fatture. Perché? Perché ho fatto convergere tutti gli acquisti di questa tipologia di materiale su un portale di un fornitore esterno, e per cui sono finalmente stato nelle condizioni, uno, di sapere quanto consumavamo. E anche lì imbarazzo tremendo quando con Decathlon e Auchan dicevano, ma voi quanta carta e fotocopia consumate? Non lo so, cioè, dato che ogni negozio si comprava la sua carta, non era. Per cui iniziare a costruire una base dati affidabile e poi soprattutto a far capire che qualcosa stava cambiando all'interno di Leroy, cosa che comunque si è sentita. All'interno del negozio c'è per ogni negozio un controllo di gestione che fondamentalmente è quello che potrebbe mettermi i bastoni tra le ruote dicendo: guarda, è vero che sul negozio di fianco paga meno la penna, io però avevo delle condizioni molto migliori e per cui la pago. Per cui c'è una fine diplomazia da portare avanti per far capire che comunque a livello azienda è utile avere una contrattazione univoca. Per cui in linea di massima sto andando bene nella costruzione di questo nuovo modello. Quello che vedo, bisogna stare molto attenti alla buccia di banana. Sono fortunato, tra virgolette, perché il costo non è l'unico driver che mi viene dato, anzi è veramente quasi secondario. È stata sicuramente una mattinata piacevole, vuoi per la location molto, molto bella, che anche per il livello degli interventi che ci sono stati. È una bella mattinata.